L'aperto, Si sì, chiama come Valery Spiridonov ed è stato il primo uomo della storia a sottoporsi ad un trapianto di testa e a realizzare tutto ciò. È stato un medico italiano davvero straordinario, un neurochirurgo che da anni vive e lavora in Cina. Pensate che oggi Valery vive negli Stati Uniti d'America ed è un uomo molto contento perché oltre ad avere una bellissima moglie ha anche un magnifico bambino nato poco meno di 2 mesi fa di tempo. Ecco, in questo video di oggi avete potuto capire, cari utenti di YouTube, che a volte i miracoli esistono e secondo me questo ragazzo è stato un miracolato. Un trapianto di testa che è andato a buon fine, una moglie meravigliosa e un figlio fantastico che è nato dal rapporto con quella moglie. Complimenti dunque all'uomo, il video termina qua. L'uomo ovviamente dice: grazie ad un medico italiano, ora sono felice con mia moglie e con mio figlio. E tutto ciò è qualcosa di effettivamente vero e di concretamente apprezzabile. Bene, complimenti all'uomo Valery, un saluto caro e al prossimo video da narratore italiano.